Com'è stata questa piccola camminata senza la vista, con tanti ostacoli? È stato un esempio di quello che, come diceva lei, vivono tanti cittadini ogni giorno. È un'esperienza surreale, è un'esperienza che mette in evidenza come ci sia una scarsa attenzione nei confronti di chi vive una grave disabilità come quella della mancanza della vista e oggettivamente non può percorrere le strade cittadine, non può attraversare le vie in sicurezza. Attraversare questo semaforo è esattamente come giocare a roulette russa. Abbiamo voluto fare un gioco, laddove il gioco è qualcosa di assolutamente serissimo, non dobbiamo immaginarlo come uno scherzo, una cosa esclusivamente ludica, deve essere formativo. Abbiamo voluto cercare di traumatizzare non soltanto noi, perché come dicevamo prima a microfoni spenti, Eleonora Orzimondo può essere non eletta, Maurizio Pagano può essere non eletto, speriamo di no, Maurizio Croce potrebbe non essere eletto, voi restate. Quindi il bisogno di coinvolgere anche i giornalisti, voi siete bravissimi a fare informazione, ma siete bravi anche a sensibilizzare su delle tematiche. Il fatto che questi argomenti non mi tocchino, non lo tocchino, non vi tocchino direttamente, non significa che ci possiamo girare dall'altra parte. Si parla tanto di barriere architettoniche, si parla pochissimo di barriere sensoriali. Questo non è uno degli incroci più pericolosi della città. Ci sono dei semafori sonori in città, ce ne sono pochissimi. Deve essere una priorità non solo in questi momenti dove magari c'è più attenzione, è una priorità che dovrà essere seguita sempre a prescindere da quelli che saranno i risultati elettorali.